Conosci questa zona? Sì, sono cresciuto in una cittadina a nord di qui. Farewell, ti dice niente? No, ma sembra perfetto per viverci la fine del mondo. Già, non hai torto. Forse sei già stato qui. Sì, ci sono stato. Qualche estate fa, io e la mia signora, mia moglie in luna di miele. Hai una foto? Di tua moglie, dico. Si chiamava Kerry. Siamo stati sposati per... Comunque, sembra una vita fa. Sai, ho come l'impressione che sia vietato entrare. Come? No, quel cartello non ci riguarda. Perché non sappiamo leggere? Perché noi non rispettiamo la legge. Parla per te. Dopo di lei. E va bene. Sai, coinvolgermi nelle tue cospirazioni è piuttosto inurbano. Piuttosto cosa? Beh, significa... Ok, non imparo mai. Mi spiace molto. Oddio, avresti dovuto vedere la tua faccia. Era buffa, scommetto. Volevo farti una foto, ma non ho il cellulare. Beh, per una volta è una buona notizia. Andiamo, non ricominciare. No, te lo sei detto da solo. L'hai fatto. E allora, dove andiamo? Pensa solo a camminare, vedrai, non è lontano. Cosa direbbe mia madre se sapesse che sono uscita a mezzanotte nel mezzo del nulla con un motociclista fuori legge? Non so, forse portati una felpina. Divertente. Ma te la saresti cercata, perché non dovevi parlare di noi ai tuoi, ricordi? No, dai, dico, l'ho detto secoli fa e sai cosa intendevo. Senti, non ti sto giudicando, è solo che io non l'ho detto a mio padre. Ma perché tuo padre è morto? Sì, c'è questo dettaglio. Il punto è, l'hai detto a qualcuno della banda? Che ti vedi con una tranquilla ragazza di Seattle e non con un'oca del night in cui vi siete murati vivi? No, aspetta, precisiamo. Primo, non ci siamo murati vivi in un night. Abbiamo l'abbonamento a vita, certo, ma possiamo uscire quando vogliamo. Secondo, se l'ho detto agli altri, non posso negarlo. No, davvero? Beh, sì, ma non credere. Secondo loro i tuoi dottorati sono estremamente eccitanti. Sì, ci scommetto. Sai che a quest'ora sono a letto da un pezzo, vero? Ah, lo so. Dai. Sì? Beh, e come va al lavoro? Insomma, alla fine non mi racconti mai molto. Niente di che. C'è un progetto in ballo e aspettiamo i manager da New York per fare il punto sui progressi. Ma i responsabili hanno allestito un nuovo laboratorio senza neanche darmi le specifiche. Meno male che non volevi parlarne. Scusa, è solo che... No, te l'ho detto, niente. Comunque, grazie di avermi portata via da quei matti. Già, nessun problema. Ehi, è una piantagione di Maria. È questo che volevi farmi vedere? Una cosa? Beh, queste sono piante di marijuana e quello è un sistema di irrigazione, quindi questa è una piantagione. Ah, sì, ma guarda, una piantagione. Mi hai trascinato in mezzo al nulla, nel cuore della notte, per farmi vedere le coltivazioni illegali della tua banda. Ah, sì, mi hai scoperto.
Speravo in un consiglio per aumentare la produzione, sai. Mi sono detto, diamo un senso a quei dottorati. Diavolo, Deacon, ma che... Ok, ora ho capito, non siamo ancora arrivati, vero? No, certo che no. Dai, segui il sentiero, manca poco. Hai ragione. Mi dai fiducia, eppure non imparo mai, vero? Già. Oddio, guarda che luna, è meravigliosa. Non ti fermare, ci siamo quasi. Ti sei mai chiesto come sarebbe se la corrente saltasse di colpo ovunque e tutti potessero vedere il mondo proprio così? Cioè, così come? Buio, oscuro e deprimente? No, intendo la luna, i fiori, le lucciole. Ah, ho capito, stavi scherzando un'altra volta. Non prendi mai niente sul serio. No, io prendo tutto sul serio. Come no? Davvero? Invece no. Come quando ti ho proposto di portare le mie cose a casa tua e hai fatto finta che scherzassi. No, no, ti sbagli. Ho fatto finta di non aver sentito. È diverso. Avresti dovuto vedere la tua faccia. Ma io il cellulare ce l'ho e ti ho fatto una foto. Vuoi vedere? Senti, sei una scienziata. Possiamo parlarne razionalmente. Ok, prima di tutto io ho detto solo che dovremmo pensare a una convivenza per passare più tempo insieme e far evolvere il rapporto. Che cosa c'è di irrazionale? Io ho uno spazzolino a casa tua. Oh, scusa, hai ragione, non ci pensavo, è un grande impegno. Beh, insomma, sai quanto costa uno spazzolino? Vedi, ci risiamo. Non appena provo a parlare del nostro futuro, cominci a fare battutine. Ok, d'accordo. Dobbiamo parlarne e... ti prometto che succederà, ma puoi resistere ancora un attimo? Voglio solo farti vedere una cosa, ok? Guarda, è per questo che ti ho portato qui. Wow, è magnifico. Tu dici? Altro che... Senti, devo chiederti una cosa. Cosa? Voglio... Vorresti... Questo sì? Ma a due condizioni. Sentiamo. La prima è che non faremo un matrimonio da motociclisti in cui giuri di montarmi almeno quanto la tua moto. Beh, non posso promettertelo. No, piantala. Ok, la seconda è che giuri di non lasciarmi mai. Ci sto. Mi hai davvero messo al dito il tuo anello da motociclista? Sai che ti dico? Mi sa che l'ho fatto davvero. Ma guardalo. È così carino con le sue zannette serrate sulla catena. Niente esprime vero amore come i teschi di cane. E qui cosa c'è scritto? Oh, credevo che sapessi il latino. No, oh, smettila. Dice, morior invictus, muoio mai sconfitto. Mi piace. Mi prenderai anche un vero anello, giusto? Niente, perché quell'anello è mio e tu non puoi... Giusto, è tuo. Qualcosa di più semplice, senza le zanne. Ok, ricevuto. Oh, cavolo. Mi dispiace. Non c'è problema. È il laboratorio. Devo rispondere. Okay. Pronto? Sì. No, 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 va bene. Arrivo. Ok, ciao. È tutto a posto? Non lo so, ma hanno bisogno di me. Ma come così? Su due piedi? E a quest'ora di notte? Mi dispiace, dobbiamo andare, ma giuro che mi farò perdonare. Ok. Vieni. Ok. Mia moglie si chiamava... Beth. No, niente foto. Andiamo.
Non è raro, sai. Scusa, di che parli? Non avere foto della moglie o dei figli. No, e da che dipende? Allora tutti usavano gli smartphone ed è lì che tenevano le foto. Poi con la scomparsa dei telefoni e del cloud sono spariti anche i nostri ricordi. Sì, in effetti non ci avevo mai pensato. Mia moglie, Kerry, suo padre era un fotografo vecchia scuola. Camera oscura, reagenti e tutto il resto. Troppo testardo per convertirsi al digitale. Non fosse per lui, neanche io avrei più foto. Io li odiavo. E i cellulari, intendo. Tutti quei cretini per strada col naso ficcato nello schermo. Non ne ho mai avuto uno. Complimenti. E come facevi? Beh, ero un meccanico. E nella mia officina avevo forse l'ultima linea fissa di tutta Farewell. Che si dice, soldato? Avanti, datti una mossa! Più di così non ce la faccio! Dai, cammina! È questa la motivazione? Il colonnello ha creato un campo di lavoro per i riformati. A certi serve un incoraggiamento. Certo. Vieni, seguimi. Sì, signore. Mettiti con gli altri. Buona fortuna, San Giorgio. Hanno beccato anche te. Ah, bene. È bello rivederti. St. John, giusto? Il figlio del prete. Taylor, perché continui a tirare fuori questa stronzata del prete? È solo uno scherzo, amico. Com'è andata? Cosa? Sei riuscito a trovare la donna che stavi cercando? No. Dovete consegnare gioielli, orologi e fronzoli vari. Nella borsa, su. Certo, capo, come vuoi tu. Ma che gran cazzata. Niente effetti personali per le reclute. Qui i furti sono all'ordine del giorno. Forza, molla l'osso. Certo, lo fate per impedire i furti. Tutte stronzate. Attenti! Riposo. Gli estranei non sono i benvenuti. Vi trovate qui reclutati dai miei uomini di fiducia. Prima di rispondere, presentatevi sempre con nome e cognome, capito? Tiro avanti, come tutti. Nome. Cazzo. Adkins, Crystal, signore. Quanti uomini hai ucciso? Prima o dopo? Rispondi alla domanda. Fanculo! Tutti abbiamo fatto cose di cui non siamo fieri. Solo per sopravvivere. L'Onnipotente lo sa bene e ci concede il suo perdono. Ma qui, sul volto di questa donna, si stagliano i marchi di Satana. I tatuaggi da carcerata mostrano ciò che eri un tempo e che di certo sei ancora. Sono state proprio le persone come lei a fare in modo che l'ira dell'Onnipotente si scatenasse su tutti noi. Giusto! Portala al campo. Ma che... Fanculo! Fanculo tutti! Branco di stronzi, bellezza, cazzo, su, giù andiamo! Giuro, su! Muovi. Dio, giù le mani! Perché? Tu invece? Anche lui è tatuato! Taylor, Wade... no, signore, mai stato in galera. E non ho mai ammazzato nessuno. Hai passato molto tempo nell'incubo. Sì, io, insomma... so sparare. Mio padre mi portava a caccia da ragazzo in un campo vicino a Klamath Falls. E tu che mi dici? Mai usato un'arma? St. John, Deacon, e ho una certa esperienza. Sei un randagio. Fa vedere il braccio.
Decima di montagna. Iraq? Afghanistan. Ti sei fatto onore, non mentire. Lo scoprirei. Congedato subito con onore. Odiavo la vita militare. Non dire falsa testimonianza. Molto bene. Alza la mano destra. Giuri solennemente di proteggere e sostenere la nuova Costituzione degli Stati Uniti d'America contro tutti i nemici, naturali o sovrannaturali, di essere sempre testimone dei suoi valori e di obbedire agli ordini senza domande? Allora, tu lo giuri? Lo giuro! Riposo! Facciamo due passi. Dato. Il capitano Curi non porta più molte reclute di questi. Hai esperienza con i furiosi? Sì, signore, io ne so abbastanza, come tutti, signore. Bene, bene. Entriamo qui. Il dottore deve darti un'occhiata. Il polso è ok. Il battito è buono. Qui hai una brutta ustione. Com'è successo? Ho litigato con una stufa a legna. Una stufa, eh? Chi l'ha fasciata? Io. Non è sta male. Complimenti. Grazie. Curala o perderai il braccio. Ok, amico? Sì, sì, ho capito. Lo voglio per un controllo tra qualche giorno. D'accordo. Allora, Doc? Abile e arruolabile. Lo hará bien. Missioni nell'incubo? No, Doc. Ya tiene novia. È già impegnato. Fammi indovinare. La strega di Wizard Island. Vaya con Dios. Auguri, amico. Su, andiamo. Di norma non tollero le insubordinazioni come chiamare un ufficiale strega. Ma posso anche chiudere un occhio per i graduati più eccentrici. Signor, sì. E contemplo le eccezioni, perché ogni superstite ha ancora un ruolo da giocare. Tu credi in Dio, St. John? Non ci ho mai pensato troppo, signore. È ora che cominci. L'Onnipotente ha un piano per tutti noi e la mia parte è questo. Signore? Questo posto. Ho avuto una visione. Nulla di paragonabile ai prodigi del Vecchio Testamento. Nessun cocchio o arbusto in fiamme. Semplicemente mi sono svegliato una mattina prima che sul mondo si abbattesse la piaga di Dio e ho avvertito il richiamo di questo luogo. Crater Lake? Wizard Island? Io lo chiamo l'Ark. Conosci la storia di Noè e del diluvio? Sì, cioè, sì, signore. Tutti la conoscono, immagino. Chiaro, ma pochi hanno letto la Bibbia o il libro dell'Apocalisse. Forse intende la Genesi. Credo che la storia di Noè sia nel libro della Genesi, signore. Sì, certo. Ok, vediamo di darti una sistemata. Ai suoi ordini. Dunque... Purtroppo le uniformi scarseggiano, con mio sommo dispiacere, ma credo proprio che... Oh, ecco. Prova questo. Dovrebbe andare. Quello è... A dire il vero, questo è il regalo di un amico. I vecchi amici. Non ne sono rimasti molti, vero? Purtroppo no. Ok, ragazzo, ma non tenerlo in testa. Sei uno... Di norma le nuove reclute iniziano come soldati semplici. Tuttavia, il capitano Curi ha già avuto prova della tua esperienza sul campo. Quindi puoi cominciare dal grado di caporale. Grazie. Congratulazioni, figliolo. Grazie, signore. Già, ora diamoci da fare. Allora, cosa stavo dicendo?
Mi ha accennato dell'arca, signore. Giusto, l'arca. Quella che vedi è solo una minima parte. Dietro di noi si sviluppa una rete di gallerie che conduce fino in alto, alla vetta del cono. Quando avremo finito, le grotte saranno colme di semi, piante, libri e archivi informatici. Il mondo è in pericolo, ma i nostri progressi in campo medico, scientifico e tecnologico non devono scomparire. No, signore. Ma l'isola è più di una semplice arca, caporale. È un rifugio, una fortezza. Qui al cancello nord stiamo accumulando munizioni in vista delle battaglie con i furiosi. Abbiamo fucili, granate, RPG e mitragliatrici pesanti. Possiamo creare proiettili di ogni genere e calibro. Questa è l'area di ingegneria meccanica. Se devi riparare la moto, chiedi all'ufficiale in servizio. E come vedi, per gentile concessione della Guardia Nazionale, ci stiamo dotando di camion e altri veicoli. Dopo aver liberato dalle orde le principali arterie di comunicazione, ricostruiremo strade e ponti. La strategia del taglia e brucia funziona con larve ed erranti, ma è inutile per le autostrade e non ferma le orde, signore. Oh, lo so, caporale. Le orde sono tutta un'altra storia, è vero. Ma noi abbiamo un piano. Un piano? Come disse Benjamin Franklin, se fallisci i preparativi ti stai preparando a fallire. Ma noi non falliremo. Quasi tutti i soldati vivono qui, ai cancelli, pronti a eseguire i miei ordini. Queste tende ospitano centinaia di donne e di uomini, come te, che consacrano la propria vita alla resistenza. Ma per te ho in mente qualcosa di diverso. Un incarico che non richiede solo il talento per le armi o per sopravvivere nell'incubo. Te la senti, ragazzo? Oh, sì, signore. Sono pronto a tutto. Già. Vuoi sapere come faremo a sconfiggere l'orda? Te lo mostro subito. Oh, cazzo! Merda! Tutto bene, tenente? Oh, colonnello, le chiedo scusa. Troppo... Te Weaver, il nostro ingegnere chimico, studia nuove tecniche per... Fare esplodere roba! Fermare il nemico. Scusi, ma... sì. Sono Weaver, James. St. John, Deacon. Queste stronzate da militari sono tutta scena. Il caporale St. John è con l'unità Curie. Se ti servisse qualcosa dall'incubo, puoi chiedere a lui. Oh, cazzo, sì. Ci sarebbero due cosette. Su cosa lavori? Su un agente gelificante che lega acido naftenico e palmitico. Vuoi produrre del napalm? Sì. Te ne intendi, eh? Ho tirato a indovinare. Scusa l'interruzione. Oh, quando vuole. Colonnello. Ci sono quasi, signore. Manca poco. Perfetto. Ottima notizia. Prossima tappa? La strega di Wizard Island? Per ora è tutto, tenente. Qualcuno ha occupato il mio letto? Di nuovo mi scuso per i miei ufficiali più eccentrici. Nessun problema. Ci resta un'ultima tappa. Per quanto io creda nel lavoro del tenente Weaver, non hai potuto ancora vedere... il nostro asso nella manica. Ok, questo che cos'è? Signora, sull'elenco nel modulo di richiesta. Ti sembra per caso morbidente? No, signora. Perché non leggi? Ingredienti attivi. Cloroformio e poi alfa Fuori. Fuori di qui. Matt, io non posso farcela se devo procurarmi le scorte da sola. Ho risolto io. Tenente Whittaker, questo è il caporale St. John, un nuovo membro dell'unità di Curie. Ha già passato diverso tempo nell'incubo. Leggi qui. Come? Leggi, ho detto.
Sei capace di leggere? Ingredienti attivi: cloroformio, alfa-terpineolo, alcol benzilico, acetato di etile. Perfetto. Quando inizia? Beh, te lo affido. Buon lavoro, tenente. Lasciaci. Sarà. Sull'attenti, soldato. Sarà io? No. Sei morto. Ehi. Sei morto. È tutto ok. Sei morto. Invece sono qui. No. Un momento. Non riesco a capire. Ti ho cercato. Che tu fossi morta. No. Ci hanno attaccati io, e poi... Buser, siamo andati a sud. L'anello non ha trovato sopravvissuti. No, Farwell era in casa. Dicevano che non c'era speranza. Non immaginavo... No, non posso. Ehi, ascolta, non posso. Possiamo andarcene da qui. Prendiamo la moto e al diavolo tutti, forza. Aspetta, no. No, Deacon. Non posso. Ti costringono a restare. No, tu non capisci. Combattiamo una guerra. Una guerra che possiamo vincere, non vedi? Io non sono qui per combattere. Io posso rendermi utile. Posso fare la differenza, ma non posso venire con te. Devo restare qui. Riesci a capirlo? Puoi restare anche tu con me. Aiutami. E una volta finito, faremo come dici. Andremo ovunque vorrai tu. Il colonnello ti cerca. Sì, signora. Aspetta. Il modulo di richiesta. Grazie, soldato.